as you see the start order. Tyrell Eckhoff, a commanding lead really in a 7.5 kilometer sprint, an event that's usually determined by just mere seconds. 15 seconds is a wide margin of victory for Eckhoff. But with only two victories, one of them a surprise world championship win yesterday, one has to wonder if Eckhoff can muster the internal fortitude to hang on to this victory with those 15 seconds. Remember, one missed shot is roughly 22 seconds in the penalty. So really, Eckhoff has less than a cushion of a single missed shot to anybody else shooting better. Marie Durand-Aubert also. Seems like Durand-Aubert, as the second-ranked biathlete in the world, would have a myriad of wins. But for her... Come ci può provare anche Dorothea Weber, perché davanti alcuni degli avversari non danno garanzie assolute al poligono. Vedi Eckhoff, vedi anche Durand. Gara che parte in questo momento con il vantaggio di 15 secondi. Intendiamoci, se questa qua davanti sbaglia, ma poco meno rispetto alle altre che sono in contesa, può vincere la gara. Sì, tutto può succedere, Dario. La gara è aperta. Va detto che le prime 5 in stagione sono tutte sopra il 91% a terra. Anzi, quella che sbaglia leggermente di più è Dallmayr, che si ferma a 91,4. Poi però in piedi Dallmayr vale 92 e le altre non arrivano a 90. Quindi la gara, se vogliamo, è aperta. Bisogna evitare assolutamente gli errori nelle prime due sessioni di tiro. Lì la gara non la vinci, ma sicuramente la puoi perdere. Tra l'altro Sukarova ha dichiarato, lo devo ammettere, mentre era stata, secondo me, più meno vera a Kontiolahti, questa volta lei ha detto, è vero, questo è il legno, la quarta posizione peggiore della mia carriera, perché ovviamente ci speravo nella medaglia. Sì, ecco, poi ho letto in giro sempre meglio quinto che quarto, ma che vuol dire questa cosa? È chiaro, no, che è meglio arrivare quarto, quinto arrivi dietro, che discorso è? Sì, no, poi assegnano punti anche per la Coppa del Mondo, però dal punto di vista psicologico io credo che per Dorothea, siccome c'è stato il quarto posto lo scorso anno, non perché in assoluto fa più male il quarto perché sei più vicino al terzo posto, ma in generale per quello che era successo lo scorso anno probabilmente le avrebbe causato qualche problema in più psicologicamente, tutto qua in questo contesto, non in assoluto. Boh, non lo so, io fatico a comprendere questi ragionamenti, probabilmente non sono fine psicologo. Comunque la strategia di Eckhoff è quella di partire forte e limitare i danni di sessione a terra senza sbagliare. Poi in piedi lei non ha mai avuto grandi percentuali e probabilmente è a rischio. Doren mantiene margine su Dallmayr, Dallmayr è abituata a non partire forte, questa è la sua strategia. Dovremo capire se oggi pagherà. Sì, perché è tutto legato poi agli errori che faranno le altre. Chiaramente se dovesse non essere lì davanti Dallmayr o comunque non guadagnare in occasione delle prime due serie, potrebbe diventare più complicato. Poi in chiave Italia bisognerà seguire anche Vittozzi, che ha un'ottima posizione di partenza, pettorale 20, mentre per Oberhofer il discorso partenza in linea rischia di diventare un po' complicato. Lei è tra le migliori 15 della generale, ma è minacciata da vicino da tante atlete e ha raccolto pochi punti nella sprint, quindi oggi è chiamata a recuperare terreno. Parte con il 36, almeno arrivare nelle prime 25 è fondamentale, sperando poi di raccogliere punticini anche nella 15 km. Ecco, ma non sarebbe giusto garantire per quella gara chi ha fatto le medaglie l'anno prima? No, assolutamente no. Chi ha vinto ha un senso, le medaglie mi sembra francamente esagerato. Beh, però comunque insomma io mi aspetterei, sì certo, quello che ha vinto per forza. Allora scusa, Novakovskaya quest'anno non va avanti neanche a spingerla. Lo scorso anno ha preso due medaglie ai mondiali, sprint e seguimento. No, però io parlo della Mass, è l'unica gara. Però io credo che sia già tanto garantire la presenza a chi ha vinto il titolo. Vedi Semerenko e Fak, che avrebbero problemi a qualificarsi. Fak con i punti che ha fatto oggi riesce ad essere comunque tra i ripescati. No, diciamo che il fatto più evidente è che quest'anno si vedono campioni del mondo in difficoltà rispetto allo scorso anno. Può succedere, Vali Semerenko ha avuto una stagione francamente complicata. Da Fak ci si aspettava il cambio di marcia, più riprese, non è mai arrivato se non oggi. Oggi ha disputato una buona gara chiudendo a ridosso della zona podio. Però ci sta, avere alti e bassi nel biathlon per tanti atleti è l'abitudine. Ecco, garantire tre posti fissi in virtù del podio dell'anno prima mi sembra un po' esagerato, dai. Sì, più che altro perché sono 30 a partire.
è più che altro per quello, francamente. Tanto Bir era 36 secondi insieme a Sukalova. Quindi hanno guadagnato un paio di secondi su Ekhoff. Dallmayr si è riportata su Doren. Dallmayr, atleta più veloce in pista. In questo momento Doren viaggia con il passo di Tiril Ekhoff. Quindi sta facendo una strategia un po' diversa dal solito, se vogliamo. Sì, vedremo se poi tutto questo pagherà. Mäkäräinen viaggia più o meno con il tempo di Ekhoff e direi anche Susan Dunkley. Si stanno riportando su Mona Brorson, che ieri è stata encomiabile perché mai si era vista su livelli così elevati. Eh sì, anche se chiaramente c'è tradizione nella storia svedese, con diverse che hanno ottenuto vittorie in questo format, però ovviamente è tutto un movimento da ricostruire. Comunque, seguiamo il poligono di Tiril Ekhoff, 92,31 in stagione, direi numeri importanti. Il poligono sembra tutto sommato anche meno complicato rispetto alla gara maschile, sì, nevischia leggermente, ma vento dovrebbe essere simile a quello dell'azzeramento, lo capiremo presto, anche se vento c'è. Nella zona del bosco non si vedeva quel vento forte come nella gara maschile, da tacche. Adesso però il vento si è anche un po' smorzato, attenzione, bisogna saperlo leggere bene. Niente da fare. Beh, comunque è difficile anche per le altre due. Sì, perché si è proprio fermato il vento, adesso ha ritrovato comunque la precisione. Buon primo giro di vivere su Kalova, tutto sommato. Anche perché avvicinano la testa, chiaramente dipende se trovano poi lo zero. Attenzione a Doren, adesso il vento si rinforza, deve dare stacche. Sì, strana la sessione di tiro di Dallmayr. È perché è cambiato il vento nel mezzo. Doren bene, senza errori. Virer molto bene, molto rapida. Adesso bisognerà capire se potrà rimanere con Dallmayr. Ma Sukalova ha sbagliato o ha fatto una serie strana? No, io credo sia una serie strana quella di Sukalova per adesso, eh. Ed è in grande difficoltà. Però è ripartita, la grafica è sbagliata, allora bisognerebbe capire se è entrata nel giro di penalità o meno. Beh, lo capiremo tra 5 secondi. Ha sbagliato Sukalova e penso ne abbia sbagliati due a questo punto. Non abbiamo una segnalazione, sì, due, adesso compare il 2 a fianco del nome di Sukalova. Partita bene Hauser, che è una delle avversarie di Oberhofer in chiave primi 15 posti della generale, anche Preuss pulita, stesso discorso fatto per Hauser. Pidrushna bene, beh, adesso quelle dietro stanno sbagliando il minimo, eh. Anche Vittozzi veloce. Bene anche Jurlova, che è tra quelle che hanno vinto in stagione, brava Vittozzi con lo zero. Ma ricordiamo una cosa, Massimiliano, la Coppa del Mondo è una cosa a parte, ma la classifica di specialità, se Virer dovesse guadagnare dei punti, può avvicinare la prima posizione di Sukalova. Sì, ci sono 35 punti di differenza che si possono ampiamente recuperare in due gare. Si gareggerà anche a Kanti Masiski in questo format. Esce adesso Sukalova. E non è tra le prime 14, presumo. Quindicesima. Beh, Vittozzi 14esima, ottima partenza. Ieri ha fatto una gara che mi ha veramente impressionato. Mi ha ricordato il tuo giudizio sulla sprint della Virer ad Anterselva. Forse è stata la sua miglior gara della carriera in Coppa del Mondo. Sì, è stata la miglior gara al di là del piazzamento. Il potenziale di Vittozzi non è in discussione. È predisposta per diventare forse anche la più grande italiana di sempre. Poi, tra il dirlo e il diventarlo ce ne passa, ma mi pare che i presupposti siano interessanti e la crescita in questi mesi è stata importante, nonostante una preparazione che forse non è andata per il meglio. Comunque il carattere di Dorotea non è in discussione, non so come stia perché non ho informazioni in tal senso, però ha ricucito lo strappo con le leader, si è andata ad agganciare a Ekhoff. Dallmayr sta adesso meno forzando, Doren è sicuramente con un buon passo, adesso può anche rifiatare leggermente in salita Dorotea. Può rifiatare, quelle dietro si riporteranno chiaramente su Marie Doren. La più brillante sembrava Dallmayr, sinceramente, nel tratto che abbiamo visto in precedenza, a parte Viver che era in rimonta.
E poi dietro Dunkley non è così staccata, ed è un'altra che può andare forte sugli sci. Sono in 5 in questo momento per le medaglie, le altre sono decisamente più indietro. Varvines paga 41 secondi rispetto alla testa. Non a caso Dallmayr ha scavalcato Eikhoff, adesso è lei a cercare di non perdere il terreno da Doren. Dunkley, che se non ricordo male a Oslo ha anche ottenuto qualche piazzamento da top 10 proprio anche in questo format. Temibile, però in piedi non spara benissimo. Eine Minute zurück, da hat sie im Grunde genommen nur 9 Sekunden verloren, was den Start anbelangt. Aber in zwei Plätze. Laura Dahlmayr hat gestern auf der letzten Runde alle Zeiten pulverisiert. Tiril Eckhoff hier nochmal 10 Sekunden abgenommen. War Siebte nach dem zweiten Schießen, hat dann selbst nicht mehr an sich geglaubt. Rannte, was das Zeug hielt, und kam in einen echten Flow, und am Ende hat sie dann sogar locker noch den dritten Platz geschafft. Hat das Ganze fast noch ein bisschen. Un errore per San Filippo, che 49esima. Non si mette per Oberhofer in chiave qualificazione alla partenza in linea, anche perché Hauser e Preuss, che la seguono in classifica, hanno sparato bene nella prima sessione di tiro. Eh sì, Hauser è in settima posizione, Preuss è nelle 10. Dunkley guadagna su quelle davanti, ci sono 6 secondi tra Doren e Dallmayr. Viver fatica a rimanere con Dallmayr e Eikhoff, ma non deve forzare, perché poi lei sui tempi di esecuzione ha chiaramente una marcia in più rispetto alle altre due. Birkenal sta recuperando tante posizioni, pettorale 42-24esima. Le norvegesi si giocano anche il posto nella staffetta, non c'è nulla di scritto a parte la presenza di Eikhoff e Olsbu, per cui devono dare il 110%. Distanza è sempre di quei 7-8 secondi, forse anche 10. Quindi, partivano in 5 per la medaglia, sono rimaste in 4, ma si è aggiunta Dunkley. Vediamo cosa succede qui. Le altre sono staccate di una cinquantina di secondi. Andiamo a cercare di capire com'è la situazione al poligono. Gira leggermente il vento, non è così forte. Viver è anche la più rapida in tempi, in termini di range time, quindi non solo il rilascio colpi, ma anche la preparazione del poligono e l'uscita. Bene Doren. Ha sbagliato, credo, Virer. C'è un problema sulla quella piazzola lì, probabilmente. Sì, che è la stessa di Sokalova utilizzata in precedenza, 4 direi. Sbaglia anche senza errori. Quindi sfida Doren Dallmayr. È così al momento. Poi in piedi Doren può forse concedere qualcosa. Virer entra nel giro di penalità. Ha sbagliato anche Dunkley, quindi se ne vanno via in due, ma la lotta per il terzo posto è apertissima. Fermo restando che anche davanti possono poi sbagliare. Adesso aspettiamo le altre, chiaramente. Stanno sdraiando in questo momento. Però avevano distacco abbastanza importante, quindi c'è bisogno di sessioni di tiro veloci. Vittozzi sta sparando per avvicinare il podio. Sukalova ha dato ancora attacche. Il vento si è rinforzato, attenzione, bisogna leggere bene la situazione. È cambiata la situazione rispetto al precedente poligono, però non arrivano errori. Impressionante, sbaglia. Varvinez e anche Franziska Preuss, rapida sul quarto e copre anche il quinto. Sbaglia invece Vittozzi, bene Vitkova anche. Sukalova, attenzione, perché questa è una gara e ci interrompe forse la serie dei top 10. Eh sì, c'è questa possibilità, sta facendo veramente fatica il tiro. E Doren può ritornare in corsa anche lei per la classifica di specialità, attenzione. Sì, più difficile invece per la generale, perché Sukalova ha scarti pesanti dalla sua. No, ma infatti non l'ho neanche citato, ci mancherebbe. Attenzione a Olsbu, pulita come Solendal. Comunque le norvegesi sono veramente salite di colpi in questa settimana, c'è poco da dire. Dovevano, visto che comunque hanno concentrato tutto sul mondiale. Chiaramente Eikhoff era su un altro livello, però Olsbu sta dando dei segnali molto interessanti per il futuro. Non c'è dubbio. È andata forte sugli sci nella sprint, Per Bacco, con due errori è arrivata vicino alle prime. Ma sai, lì è la testa che ti fa fare il salto di qualità. Quando ti rendi conto di essere atleta di un livello superiore, cambia tutto. Poi il discorso che abbiamo fatto per Vindici in mattinata, che termini di potenziale è secondo veramente a pochi, e soprattutto sugli sci.
è che deve essere più regolare, soprattutto deve migliorare l'atteggiamento sui quattro poligoni dell'inseguimento. Nella massa ha vinto, ma perché è stata una gara un po' particolare. Intanto vediamo i poligoni delle due italiane che sparano praticamente insieme, zero per entrambe. Sì, è uno zero importante soprattutto per Oberhofer, che dovrebbe rientrare nella zona punti, credo. Mentre nel giro credo che Ekhoff potrà dare una mano a Virer una volta raggiunta per tenere un buon passo. Sì, però il passo di Ekhoff è pericoloso, eh. Se va a strappi è meglio che Virer la lasci passare, tanto poi Dorothea è in grado di riprendere dal poligono. Sono transitate in 35 dopo il secondo poligono, San Filippo 33esimo, Oberhofer 34esima. Ma soprattutto andiamo a vedere... Sukalova è 26esima, staccata di 1,54. Ricordiamo che ha avuto una brutta gara ai campionati del mondo l'anno scorso nella sprint, dove è stata 17esima. Eh sì, oggi è dietro a Vittozzi, 19esima, finora una buona gara, dai. Hanno guadagnato davanti su Virer e anche su Ekhoff. Ekhoff si è accodata a Dorothea Virer, però così facendo potrebbero perdere terreno sulle due davanti. Poi attenzione, perché Doren non è proprio una garanzia in piedi, i numeri in stagione parlano di 78%. Però ha vinto già un oro e un argento, questo la tranquillizza magari. Può essere. Dreimal gerastet, heißt den Daumen gepeilt, 1 cm vorn bei den Scheiben. Also man muss schon sehr genau wissen, was man tut und in welche Richtung. Tirin Eckhoff jetzt vorbei an Dorothea Vira, die bislang in den letzten Tagen hier Fehler freigeschossen hat. Heute schon einen Fehler, auch wenn es knapp war mit diesem Fehler. Tirin Eckhoff schon mit zwei Strafrunden und dennoch schon wieder auf Verfolgungsjagd. Fand sich hier vor diese kleine Gruppe. Hinten dann Susan Dunkley, die Amerikanerin. Ja, hat sie noch frohlockt, die Tiril Eckhoff. Cool, wir haben gezeigt, dass wir nicht hoffnungslos sind, wir Norwegerinnen. Ein Jahr nach Tora Berger, in diesem Jahr nun ist sie selbst die Heldin, die Chefin im Team und die große Überfliegerin, genauso wie sie hier im Team Frankreich. Marie Tora Aber schon wieder auf dem Weg zu einer Medaille, das wäre schon die dritte hier in den Tagen von Oslo. Starke Gruppe hier mit Vítková links, der Tschechin, die gestern Morgenluft geschnuppert hat. Seit einigen Wochen beste Platzierung, der siebte Rang im Sprint. Franziska Preuß hängt sich dran und dann Franziska Hilbert. Cattive, nel senso rispetto alle altre, paga abbastanza. Doren è leggermente sopra, ma sono tutte e due sotto l'80%. Sì, 75 Viver, 78 Doren. Però devi valutare l'efficienza. L'efficienza la calcoli prendendo in considerazione il range time e la velocità di sparo soprattutto. Sì, è cambiata la direzione del vento. Adesso sembra da sinistra a destra. Ed è più forte il vento, eh. Attenzione, bisogna vedere anche le altre con che situazione spareranno. Adesso si è fermato di colpo e non a caso arriva l'errore. E va e viene il vento come intensità. Ricordo che sparano a 50 metri, quindi influisce il vento ovviamente in modo importante. Però non male Doren, che però sbaglia l'ultimo. La gara si può davvero riaprire. Attenzione ad Almayer, che finora è imbattibile in questo format di gara. E lo zero può pagare tantissimo. Sì. Il vento si è quasi fermato, ma Dalmayer va via da sola, apre male Virer. Beh, un errore ci può ancora stare. Vediamo Ekhoff se riesce a confermare la stabilità in piedi che ha offerto nella sprint. Sbaglia sull'ultimo. Quindi sbaglia anche Dunkley. Dalmayer avrà 40 secondi di margine su chi insegue, minimo. Eh sì, perché Doren ha sbagliato due volte. E rientrano in gioco per le medaglie Preuß, Vítková, Pidrushina, però hanno bisogno dello zero rapido. E Vítková anche, no, l'ho citata, sì. Sì, sì, però sbaglia anche lei. Dunkley, niente da fare. Varvinez sbaglia sul quarto. Vento va e viene. Preuß non ha ancora aperto la sua sessione di tiro, attenzione a Mäkerinen che però manca il terzo. È seconda, con Doren alle spalle che la andrà a scavalcare, esce adesso Ekhoff. Solo Hildebrand di questo ha trovato lo zero, Preuß non ha ancora aperto la sua sessione di tiro, a meno che non ci siano problemi con la grafica. Da Elisa, ha preso i primi tre, il quarto!
E c'è lo zero di Lisa Vitozzi, ne recupera tante di posizioni. Sì, sarà nelle 10. Inspiegabile la situazione di Preuss, che ha impiegato 30 secondi se non di più per rilasciare il primo colpo. E non avendo la vista inquadrata è difficile, esatto, sapere cos'è stato. L'abbiamo vista dopo. E anche su Calova, attenzione, trova lo zero su Calova. Però sono staccate dalla zona podio, eh. Vitozzi settima. Sì, grande gara. Allora, Eco si riporterà su Doreen Wierer e poi sarà una sfida 3 con due medaglie in palio. E Vitozzi va a scavalcare Varvinez. Poi due considerazioni le facciamo su questo poligono. Tanto guardiamo la classifica che dice bene all'Italia con due atleti tra le prime 7. Vediamo come saprà gestire la situazione al poligono. Chiaramente adesso Doreen andrà per forza di cosa a cercare di guadagnare il più possibile nei confronti di Wierer in questo giro. Dallmayr si sta confermando incredibilmente infallibile in questo format. Sì, però attenzione, efficienza al poligono non vuol dire solo essere precise, vuol dire avere anche tempi di rilascio rapidi. La fortuna di oggi per Dallmayr è che le altre hanno sbagliato. Lei è sempre stata la più lenta di quelle davanti nello sparare, sia a terra che in piedi. Però percentuali, Massimiliano, che sono mostruose nella gara in seguimento. Ha percentuali che sono mostruose in questo format di gara, la sta buttando sulla precisione, ma le sta andando di lusso alla luce degli errori delle avversarie. Eco si avvicina a Doreen e a Wierer. Sì, beh, questo è scontato, si giocheranno la medaglia nella sessione di tiro in piedi finale. Non credo che da dietro possano rientrare, perché comunque il distacco per Hildebrand rispetto a Wierer di una ventina di secondi. Su Calova è più indietro, paga un minuto. Nel mezzo ci sono tanti atlete, ma sono staccati di quasi 40 secondi da Wierer. Ma perché Doreen non va davanti? Perché rinunciano ad Dallmayr, la danno per ormai irraggiungibile. Ma è corretta questa strategia. Quelle dietro in questo momento non sono un pericolo, anche se Hildebrand non è lontanissima. Rifiatano e vogliono affrontare l'ultimo poligono nelle condizioni migliori possibile dal punto di vista fisiologico. Doreen probabilmente allora sta pensando: la mia strategia è voglio non sbagliare e quindi evitare di fare più errori di Wierer, dopo la vado a battere nell'ultimo giro. Sì, ci sta, loro sanno che in termini di tempi di esecuzione Wierer è superiore, sugli sci sono più forti Eco e Doreen, per cui cercano di arrivare al poligono con la maggiore lucidità possibile. Nel frattempo hanno lasciato andare Dallmayr. Eckhoff ovviamente anche lei vale lo stesso discorso. Se fosse lo stesso poligono di Wierer, chiaramente può battere Dorotea. Vitozzi sesta. Sì, ma l'aveva già superata l'Ucraina prima. Insieme a Preuss e dietro ci sono Varvinez e Piedruschna. Qui può diventare anche una sfida psicologica, perché chiaramente ognuna sa la situazione che si trova ad affrontare nella quinta tornata. Wierer avrà un po' di pressione al poligono. Beh, chiaro, l'errore taglia fuori una delle atlete. Se sbagliano tutte il discorso è diverso. Wierer ha almeno 6 secondi di margine come tempi di esecuzione su queste. Quanto hanno perso rispetto a Dallmayr? E attenzione, perché Hildebrand non è lontana, ci sono 10 secondi. Ma secondo me il problema è più per Eckhoff e per Doreen il fatto che rientri quell'altra. È comunque un avversario in più per le medaglie. Ma Wierer non ci può fare niente, l'hanno lasciata lì davanti. Lei sta facendo il ritmo che le interessa fare in questo momento. E può non essere una cattiva cosa per Dorotea Wierer, sì, se si avvantaggia chiaramente di un errore. Ed è una dimostrazione del valore di Wierer, perché Doreen ed Eckhoff la temono e quindi preferiscono rimanere in scia per arrivare lucide al poligono. Ma io probabilmente avrei fatto la stessa cosa. Dallmayr era troppo lontana, poi magari sbaglia Dallmayr, non lo so. No, con questo vento che c'è come fa a sbagliare? In questo momento non c'è vento. Poi ha due errori di margine ed è più veloce sulle altre nell'ultimo giro. Beh, qui è tutto apparecchiato per la consacrazione, per il primo titolo per lei. Poi ci siamo dimenticati nel frattempo Berhofer, che ha commesso due errori 39esima, Sanfilippo tre errori al terzo poligono 44esima. Vediamo, chiaramente ci sarà anche un po' di emozione, però lei è abbastanza sangue freddo. La serie è molto solida finora. Beh, ha vinto, Fantastica. Aveva vinto anche prima dell'ultimo che si chiudesse.
Ed è un dominio quello di Lavadalmayr, che può chiudere con un minuto di margine sulle altre, poi chiaramente sarà battaglia per il secondo posto, andranno tutta nel finale. Però concentriamoci sul poligono più importante in chiave Italia e più importante della gara in assoluto. Ormai Dalmayr l'oro ce l'ha al collo. Ma anche perché vale anche un discorso legato alla classifica di specialità, chiaramente Scalova si è avvicinata. Sì, Dalmayr 4 gare disputate in questo format, 4 vittorie. E qua c'è un pochino più di vento. Arriva anche Hildebrand. Beh, attenzione. Questo è fondamentale. C'è lo zero di Dorothea Wierer che va a medaglia. Eh sì. Si toccano. Ekhoff è fuori gioco. Attenzione a Hildebrand. Ekhoff fa proprio quella dei tempi peggiori. 4 errori. Ma l'abbiamo visto tante volte. Grande Dorothea. Sì, Hildebrand trova lo zero e incrocerà Doren in uscita dal giro di penalità, ma vivere a margine su queste atlete, almeno una ventina di secondi, credo, no? E adesso sì, adesso c'è Vittozzi. Preuss questa volta è stata più rapida ad aprire. Preuss ha buttato via la medaglia per quell'inconveniente al terzo poligono. Errore di Vittozzi sul terzo. Brava comunque a stare con la testa sugli ultimi due, chiaramente recuperata da Pidrushina, anche Preuss le sta davanti. Beh, grande gara di Vittozzi in ogni caso. Sì. È in lotta per la decima posizione, dovrebbe anche farcela. Ce la fa, credo. Adesso vediamo dietro Vítková e Mäkäräinen, possono essere pericolose, anche Chevalier non sbaglia. Che gara di Chevalier. Šukalova ancora in penalità. Io non ho visto quanti. Šukalova mi viene segnalato, vediamo. Un errore. Wierer ha dietro Doren, nella classifica di specialità recupera punti importanti a Šukalova, oltre al discorso della medaglia. Poi su Doren aveva un buon margine, 17 punti, che non sono pochi. Il distacco da Šukalova era di 35 lunghezze, giusto? Esatto. Aspettiamo, bisognerà capire il piazzamento di Šukalova, che è tredicesima, quindi non perderà tanti punti, però Wierer al momento ne porta a casa 54 contro i 28 di Šukalova. Beh, insomma, sono cos'è, 26 punti? Sì, va quasi a chiudere gap. Però vediamo l'ultimo giro, Dalmayr è un discorso a parte, davanti Wierer deve difendere 18 secondi su Hildebrand e 24 su Doren. Bel margine di sicurezza, adesso qua la lotta chiaramente per la terza posizione, Doren vuole restare in medaglia. La si vede laggiù in fondo Wierer, speriamo che possa fare un ultimo giro chiaramente migliore rispetto a quello che si è visto nella sprint. Lì oggettivamente ha fatto fatica, però secondo me oggi ha potuto gestire meglio la distribuzione dello sforzo. Infatti su Dalmayr, che comunque ha già vinto, non perde, anzi guadagna. Beh, Dalmayr giustamente se la sta anche godendo questa ultima tornata. Hildebrand viene volata via da Doren probabilmente. Hanno guadagnato qualcosina su Wierer, ma comunque poco. Beh, Doren qualcosina in più ci manca. Beh, ricordiamo che si tratta del nono podio per la stagione di Wierer, meglio di lei soltanto Šukalova, credo, no? Come numeri, come podi. Poi come vittorie, Dalmayr è alla quinta in stagione, avendo fatto pochissime gare. Intanto Vittozzi è in lotta con Chevalier, Vítková, Mäkäräinen e Varvinez per un piazzamento tra l'ottavo posto e il dodicesimo. Sarebbe in ogni caso il miglior risultato in carriera per lei. San Filippo ha mancato 3 bersagli nell'ultima sessione di tiro. Intanto Šukalova nell'ultimo giro potrebbe anche andare in contesa con Bescone e con Dunkley. Sì. Mentre Oberhofer ha trovato lo zero nell'ultima sessione in piedi ed è al momento 34esima. Però sono pochi punti quelli che porta a casa, quindi oggi rischia di uscire dalle prime 15 della generale. Questa è una medaglia chiaramente molto importante per Dorothea Wierer per affrontare al meglio soprattutto la prossima gara, che è quella che le può dare ancora di più, cercare di vincere una classifica di specialità e poi tornare di nuovo sul podio nella gara individuale. Sì, infatti il discorso da fare è proprio questo, cioè oggi quello che viene comunque positivo arriverà una medaglia, ma il target è la gara
sui 15 chilometri. Stanno recuperando comunque Dorene Hildebrand, ma a Dorotea ancora 15 secondi di margine che dovrebbero bastare. Ormai siamo verso il traguardo, è festa grande per la Germania, arriva il primo titolo per lo squadrone tedesco con la sua punta. Sì. Dimostrazione di superiorità per Dallmayr, ma quel discorso sulla velocità di rilascio colpi rimane. Ci manca, non si può essere perfetti. Questa gara la vince per dispersione, la seconda medaglia in due competizioni, è giovane, tutto quello che si voglia, ma ci sono margini di miglioramento importanti. E ricordiamo una cosa, che l'argento non è mai stato ottenuto nella storia del biathlon al femminile, perché è arrivata la prima medaglia individuale la passata stagione ai campionati del mondo, un po' piccola questa bandiera, da parte di Oberhofer, bronzo, ma qui sale l'asticella con Dorothea Wierer che va all'argento. Esatto, Wierer che è a 300 metri dalla fine. Ha provato una specie di telemark nell'atterraggio. Beh, però non è brava come Martin Fourcade. Beh, lei viene da Garmisch, un po' di salto l'ha visto nella sua vita. Comunque trionfo per Laura Dallmayr, 4 su 4 in questo format in stagione. Impressionante, davvero impressionante. Poi andremo a vedere il numero di vittorie in Coppa del Mondo, cioè sono 9. Per Dallmayr, sì, quello che mi impressiona di più è la gestione degli errori, non ne ha commesso nessuno, è chiaro, è stata molto attenta a cercare di non commettere sbagli al poligono. Ed eccola la consacrazione di Dorothea Wierer, anche se Dorene si è veramente avvicinata, sta soffrendo fino all'ultimo Wierer e rimane fuori Hildebrand che d'altronde ha avversarie più forti, ha un avversario più forte sugli sci davanti. Sì, in ogni caso grande gara di Hildebrand che ha recuperato terreno commettendo un solo errore al tiro. Per Dallmayr festeggia, fanno... festeggia, adesso puoi festeggiare. 7 vittorie in Coppa del Mondo per Dallmayr, Wierer sale a... quanti podi? 13. Avvicina sempre più Natalie Santer e può festeggiare questa medaglia d'argento Dorothea Wierer nella sua gara. Questo è un format che ama, prima di questa stagione era il suo preferito, adesso chiaramente c'è l'individuale. Terza medaglia in tre gare per Doren, come per Martin Fourcade, chiaramente per lei non sono tutte d'oro, però un altro podio di quelli che resteranno nella storia dello sport, perché sono tre grandi atlete, chiaramente devono farsi Dallmayr e Wierer ancora di più. Vittozzi in questo momento è undicesima in lotta con Chevalier e Susan Dunkley, anche Sukalova si è riportata su Vittozzi. Seguiamo il finale di Sukalova che potrebbe anche chiudere tra le migliori 10. È arrivata Preuss sesta, tre tedesche nelle sì. prime 6 posizioni. Ecco, chi ha buttato via la medaglia è Preuss, che ha perso un'eternità al terzo poligono. McKerrinen è settima, poi direi Vitkova se non sbaglio. Sì, poi arriva l'altra ucraina, che dovrebbe essere Shima. Quindi arriverà undicesima Sukalova, possiamo fare i conti, sta arrivando anche Vittozzi che sarà forse tredicesima. Quindi Sukalova perde 24 punti da Wierer. Vuol dire che è più 11 per quanto riguarda la classifica di specialità Sukalova. Sì, e questo è il risultato che scarta in buona sostanza nella generale. Esatto, perché per la prima volta in stagione non chiude tra le migliori 10. Miglior risultato in carriera per Vittozzi, che è tredicesima con una gara di grande personalità. Tante giovani nelle prime posizioni, Chevalier, Vittozzi, Dallmayr, Preuss, nate dal 93 a salire. Beh, sapeva Eckhoff che questa sarebbe stata una gara molto diversa dalla sprint. Comunque il suo mondiale l'ha già fatto, poi ci sarà la possibilità di tentare in staffetta, ma non è facile per la Norvegia. No, intanto la Norvegia ne piazza 3 tra le prime 19. Olsbu ha battuto Eckhoff, anche Birkeland ha recuperato tanto. Un'altra giovane, Bresase, è 22esima. Russe non pervenute, direi. La migliore forse anche oggi Jurdova. Quindi arriva la prima medaglia per l'Italia, per certi versi era annunciata, però di scritto non c'era niente, la gara poi la devi disputare e Wierer l'ha disputata come lei è capace, facendo la differenza sui tempi di esecuzione, con discreta precisione ha portato a casa un argento che ha un peso specifico enorme per il movimento italiano. E poi ha sparato molto meglio rispetto al solito, rispetto alla stagione nelle due serie in piedi. Adesso arriva Oberhofer, che ha recuperato qualcosa nell'ultimo giro, 31esima, quindi porta a casa 10 punticini.
Filippo invece deve ancora arrivare, ma era abbastanza lontana. Ma cosa mi dici del fatto che la Russia, quante medaglie ha vinto la Russia? Beh, la Russia non ne ha vinta nessuna. In campo femminile sapevamo che avrebbe faticato, anche perché Pociufarova non sta bene, l'ha dimostrato nella sprint. Quindi io non credo alla storia delle atlete che hanno rinunciato a disputare la staffetta mista. Si sono scelte quelle che erano ritenute migliori, per cui in quel momento davano garanzie Shumilova e Yurdova. Pociufarova ieri non è andata avanti neanche a spingerla. Akimova non la potevi schierare in una staffetta mista perché non ha esperienza. Più tardi, rispetto alle compagne, ad Osdolm & Collen, qui ha fatto vedere il suo valore, ma soprattutto ieri ha fatto vedere il suo valore, perché il bronzo conquistato nella sprint, per come è arrivato, secondo me ha un peso specifico superiore all'oro di oggi conquistato per dispersione. Beh, il tempo nell'ultimo giro è allucinante, quello realizzato, quanto ha guadagnato. San Filippo chiude cinquantesima, quindi Vitozzi è già qualificata per la MAS. Su Viver non ci sono problemi e Oberhofer se la giocherà nella 15 km. Beh, insomma, già buono, è un peccato per San Filippo che... anche nella coppa di specialità in seguimento a Kanti Masins, che non soltanto lì.